La ragione dell'incontro al San Carlo oggi con i docenti è perché siamo convinti che è dai docenti che bisogna partire per poter rigenerare un rapporto tra l'ente, l'assessorato e l'amministrazione complessivamente intesa e le scuole. Una scuola di qualità è fatta sostanzialmente di tre elementi: è qualità dei contesti, è qualità dei contenuti, ma è soprattutto qualità delle relazioni, sia orizzontali che verticali. Ci siamo resi conto che probabilmente strozzati dalle emergenze, spesso chi si è confrontato con i cittadini non ha tenuto conto dell'importanza di questa relazione. Se è vero quello che diciamo e che abbiamo dichiarato, e cioè che pensiamo che una nuova fase politica si sia aperta perché è una fase all'insegna della partecipazione, allora il confronto con le scuole è fondamentale e non può essere un confronto monodirezionale, non può essere un confronto in cui sia l'assessorato, sia il comune a dire alle scuole le cose, ma anche a trovare insieme alle scuole le soluzioni per le cose. Naturalmente non tutte le soluzioni, è inutile che ce lo nascondiamo. È inutile fingere di essere, come dire, all'improvviso salvifici. Non tutte le soluzioni potranno essere trovate nel breve periodo, però certamente vanno cercate insieme. E quindi di fronte alle numerose emergenze che ha la scuola napoletana, che sono emergenze edilizie, sono emergenze di contesti, sono emergenze sociali, la cosa fondamentale è attivare immediatamente dei forum, delle mailing list per parlare con le scuole. E questo confronto è cominciato oggi, ma non è questo era un inizio di un confronto per il quale poi attiveremo anche gli strumenti necessari. Sicuramente la scuola napoletana ha bisogno di avere voce e ascolto, perché è lì, è quella la prima frontiera della cittadinanza, quello è il luogo in cui i cittadini di cui stiamo parlando e con i quali vogliamo parlare di salvare questa città e di rivederla insieme si formano per la prima volta. Insomma, la scuola è il tempo più lungo della vita. Allora, che cosa sono i CTP? Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti. L'educazione degli adulti è stata la Cenerentola della scuola. Noi docenti ci siamo dovuti associare, io parlo anche in veste di vicepresidente della Docena, per poter portare avanti e per far conoscere qual è la nostra funzione. La Campania ha 2 milioni di analfabeti totali. Sono cifre che dovrebbero far riflettere, perché se c'è un'emergenza rifiuti, c'è un'emergenza analfabetismo. Ci sono stranieri che hanno bisogno e diritto a poter imparare la lingua italiana. E noi siamo proprio come posso dire, proprio la soluzione naturale ad alcuni problemi. I bambini, io sono una docente di bambini, apprendono non tanto dai discorsi, ma dall'esempio diretto, perché bambini bisogna, con i bambini, come diceva pure Matilde Serao e come diceva anche Montessori, bisogna dare delle risposte concrete e concise. L'esempio diretto sono le cose che noi facciamo, gli ambienti nei quali loro vivono. Niente, che cosa, ecco, mi lancio la domanda, che cosa si intende fare, o comunque che tipo di tempistica vi date per mettere a norma le scuole, che sono veramente in un degrado indicibile, anzi vi invitiamo a voler fare come dire una mappatura o comunque una ricognizione, e anche per metterle in sicurezza dentro e fuori, perché fuori alle scuole molto spesso non c'è l'ombra di qualcuno che possa garantire ai bambini che quella è una scuola, cioè non garantire, far vedere sia ai bambini che stanno dentro sia all'esterno. Molto spesso la gente si riversa nelle scuole per qualsiasi motivo, perché comunque soprattutto, quindi niente, che tipo di discorso volete fare per la messa in sicurezza? Bene, siamo chi avesse passione per lo studente, siamo contentissimi di questa nomina, siamo sicuri che la passione c'è. Ma adesso parlo da dirigente perché tutte le cose che avete detto, qui siamo tutti persone di scuola, le condividiamo per storia, per cultura, per tradizione. Però io sono dirigente e ho quindi la mentalità della persona che la mattina va a scuola e apre la sala ciclistica per far andare avanti le cose. Abbiamo urgente bisogno che le scelte siano precise da parte dell'amministrazione scolastica e vadano in tre direzioni precise, ma da subito, anche per andare incontro a quello che diceva l'assessore e il sindaco. Mensa scolastica, edilizia, mensa, edilizia scolastica, servizi sociali. La mensa è un servizio comunale, il servizio dei pasti viene erogato dal comune, e però il servizio di
espletato all'interno delle scuole viene realizzato dai collaboratori scolastici che invece sono dipendenti dello Stato. Questo rappresenta una grossa difficoltà, perché poiché abbiamo diciamo, una situazione nei confronti delle scuole da parte del Comune, una situazione debitoria che oramai risale a circa 3 anni, perché il cronologico del Comune viaggia con circa, fino ad oggi viaggia con circa 3 anni di ritardo, i dipendenti che sono dipendenti dello Stato e personale ATA lavora per il Comune all'interno della scuola statale, però non percependo soldi. Questo ci mette in grave difficoltà. Io faccio parte di una zona, diciamo, privilegiata, che poi è la sua zona, appartiene a René Lavomero. Faccio parte di una scuola dell'infanzia comunale, quindi sono comunale. Ho fatto per moltissimi anni l'insegnante nella scuola materna e diciamo, mi sono resa conto che i docenti hanno sopperito proprio a molte carenze, diciamo, nella scuola, nonostante non ci siano stati fondi, sono state fatte le uscite didattiche, come diceva prima l'assessore, uscite che cosa? Chiaramente tutto a pagamento dei genitori, insomma. Quindi molte carenze dell'assunto dell'ente sono state superate grazie alla volontà forte proprio del primis del personale docente, che si è impegnato addirittura a comprare materiale didattico, insomma, di tutti. E poi, insomma, tutto il personale della scuola, in poche parole, in questi anni la scuola è andata avanti grazie alla volontà, alla capacità e grazie alla vera intelligenza di tutto il personale. Questo lo dobbiamo dire. Napoli è da 20 anni in emergenza, tutte le emergenze di questo mondo. L'emergenza rifiuti è una delle tante. E quindi ci vuole un grande coraggio per essersi proposto a Napoli. Quindi veramente ha tutta la nostra gratitudine, come cittadini prima che come corpo docente. Io sono docente del 72° circolo didattico di Pianura, conosciuto un po' per tutto, e vivo un doppio ruolo perché sono insegnante ma sono anche vicaria, quindi collaboro col dirigente. Io una sola preghiera ti faccio, Luigi. Devi fare in modo che funzioni l'ordinario, perché lo straordinario... ormai è straordinario tutto, l'ordinario. I dipendenti del Comune di Napoli devono lavorare, parchi e giardini devono venire a pulire i giardini, gli abusivi dalle scuole devono andare via. 72° circolo didattico, abbiamo un lenzuolo fatto da un mio collega Aladino Fabiani, che da anni, e veramente anche da un collega che si è preso Madonna Assunta, Nicola D'Ambrosio, presidio di legalità, ma abbiamo un occupante abusivo all'interno della scuola.